Una domenica speciale in un luogo di incanto per gli studenti del liceo Alfonso Gatto di Agropoli. Il 13 ottobre scorso nel parco archeologico di Pestum, per diventare protagonisti di un progetto importante promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, ovvero proteggere e valorizzare i luoghi speciali del nostro paese e preservarne con cura la bellezza. Ad accogliere i turisti e ad accompagnarli nel percorso, gli studenti del liceo linguistico, apprendisti ciceroni, competenti e professionali. Ad allietare la visita del parco, gli studenti del liceo musicale che in uno splendido scenario tra arte e natura hanno emozionato il pubblico con il loro concerto e ancora gli studenti del liceo classico che hanno recitato davanti al santuario di Santa Venere come veri professionisti, un'esperienza inedita e di grande coralità che gli studenti hanno vissuto con entusiasmo grazie all'impegno dei loro insegnanti, un'occasione per avere maggiore consapevolezza delle loro personali capacità e nello stesso tempo per riflettere sull'importanza di tutelare insieme il patrimonio artistico, storico, culturale che ci appartiene. Siamo nella splendida cornice del parco archeologico di Pestum e partecipiamo con il liceo Alfonso Gatto alla giornata d'autunno del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che sosteniamo in questa giornata per valorizzare e proteggere quello che è il nostro patrimonio culturale, artistico e storico e cerchiamo di preservarne insieme la bellezza per donarla alle nuove generazioni. Iniziativa che è stata proposta dalla FAI e che noi condividiamo con il FAI, rientra a buon titolo nel solco di quello che è l'indirizzo che da un po' di anni abbiamo dato alla nostra scuola, cioè quello dell'attenzione, della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale e ambientale del nostro territorio. La cosa più importante è che il loro contributo è stato volto alla attenzione alla valorizzazione di quei luoghi che sono invisibili, sconosciuti. Siamo veramente contenti di questa iniziativa perché diciamo mette in evidenza la completezza del nostro istituto. Il liceo musicale che partecipa a queste iniziative è importante perché l'arte deve essere completa. E in questo contesto così naturale, appunto, la musica a un certo punto veramente ha elevato l'animo del pubblico, dei stessi strumentisti e dei miei direttori. Questa esperienza è stata molto formativa anche perché abbiamo avuto modo di far conoscere alle persone i nostri beni culturali appunto di questo territorio. Questo è un monumento che è stato scoperto veramente da pochissimo tempo, da pochi giorni. È stata fatta una pulizia appunto e una deforestazione vera e propria. Qui fino a pochi giorni fa c'erano 2 metri d'erba e non si poteva vedere veramente nulla, quindi è stato portato alla luce da poco tempo. L'obiettivo del FAI, la missione vera e propria del FAI è quella appunto di far conoscere, far valorizzare al meglio possibile queste cose, appunto questi beni, questi reperti storici che sono le nostre origini e noi abbiamo bisogno di valorizzarle e sensibilizzare le persone che le vogliono conoscere. È stata una bellissima esperienza da ripetere, è un luogo un po' particolare dove suonare perché non l'avevamo mai fatto prima d'ora, quindi sì, anche perché è per una buona causa, quindi approvato. È stata una bella esperienza perché appunto suonare in questi posti un po' suggestivi, soprattutto in mezzo al verde, anche in un posto abbastanza particolare, è sempre un'emozione nuova, scoprire nuovi luoghi, nuove acustiche per poter suonare, quindi fare una bella esperienza nuova, ecco. Quindi è stata positiva. Diciamo che con questa esperienza abbiamo avuto un vero e proprio contatto con la natura e abbiamo capito fino in fondo il messaggio che ci vuole mandare Greta Thunberg e con questo siamo anche ritornati appunto alle usanze passate perché si sa che prima la musica si faceva appunto per strada, in giro e non in luoghi chiusi, perciò è stata un'esperienza veramente bella che bisogna ripeterla.